Siamo fuori strada, sopra un fuori strada, yeah. La strada è fuori strada, non ci vede, yeah. E alla faccia strana dico fai da brava, hey. Che fare i cattivi viene a tutti bene. Ciao ragazzi, ciao, fila me. Come state? Sigla. Bravissimo. Così anzi, papà. Bravissimo, oggi è un video abbastanza lungo. Dunque, e c'è un botto di roba da dire, dai. Quindi cerchiamo un attimo di fare il prima possibile. Guardatelo tutto, lasciate il like, condividetelo perché è importante per la crescita del canale e per la crescita posta, sì, musicale. Certo, 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 certo. Sina all'inizio, quindi andate a vedervi il video che è appena uscito su Arched Army. Fittiamo. Cosa è successo in questi giorni? C'è stata una piccola, tra virgolette, scaramuccia tra noi e Young Signorino. Il mio ci mandava i messaggi e noi rispondevamo a cose del genere. La cosa molto interessante è che voi non avete capito un c***o. Ovviamente, come era sempre. Chiaramente una cosa ironica. Dopo aver mandato il primo messaggio, dopo che l'ho ripubblicato, che Sir Radman ci mandò il messaggio in privato, tutti quanti gli avete cominciato a rompere il c***o, scrivendogli un c***o. Non deve parlare, deve prendere schiaffi, facciamo le ronde. Io a quel punto mi sono sentito in dovere di dover fare due storie che seguivano quella dicendo raga è uno scherzo. Non le ho viste. L'ho tolte subito dopo, sai perché l'ho tolte? Okay. Perché era talmente palese che io non dovessi spiegare quella situazione. Che l'ho spiegato e ho detto no ma chi non ha capito. Infatti l'ho tolte tipo mezz'oretta dopo dicendo raga ma... Ma veramente? Quindi ho pubblicato sul nostro profilo la storia subito dopo che è uscita una reaction a un ragazzo a cui ci tenevamo molto. Era Rico, un ragazzo torinese che ha fatto un pezzo di Cristo. La reaction di Rico ha fatto 8.000 visite, mentre Young Signorino che ci insultava ne ha fatte 110.000 in 3 ore. Quindi quando mi dite porta i contenuti interessanti sul canale e poi porto. Io ve li porto, però nello stesso momento voi vi date più spazio a una minchiata, allora siete voi il problema. Infatti noi faremo anche rancore, visto che tutte i vari magazine, le varie testate, le varie riviste, i vari io sono il vero hip hop, io spengo il vero hip hop, tu devi ascoltare me perché sono autorevole e non sono in culo a nessuno. Evidentemente perché rancore non paga nessuno. Non va di moda perché evidentemente non ha le treccine colorate e non parla di cannette tutto il giorno. Quindi io spero che questa reaction faccia un casino di visite e anche quella di Rancore faccia un casino. Rancore di... la giriamo domani, quindi uscirà in settimana. Sì, magari settimana. Esce nel weekend, vediamo. Ora partiamo con Young Signorino. Una cosa vi voglio dire, l'abbiamo predetto un anno fa che la musica si sarebbe andata ad evolvere fino ad arrivare al nulla. Questo è il nulla, musica. Questo è il nulla. È Tafazzi, lo zero comico. Bravo, dopo di questo non c'è niente. E io Beh, aspetta, fine. Non c'è mai peggio al limite. Non riesco a immaginarmi che cosa. Perché qua c'è una produzione. Ok, sì, quando si perderà anche la quando si perderà anche la produzione e ci saranno una lavatrice e uno che vomita, allora il prossimo la fanno, la faremo a reaction e diventerà famoso, sì. Questa è la deadline ragazzi, quindi io sono contento che è nato il Young Signorino e che venga portato alla massa, perché così vi rendete conto di che cosa sta succedendo nella musica italiana. Ora andiamo a vedere il video perché mi sono rotto il c***o e sennò mi inc***o tutti quanti. Ecco. Questo video si potrebbe causare convulsioni ai soggetti che soffrono di epilessia fotosensibile. Se così lo spettatore prestare attenzione a questa eventualità. Vi ricordiamo soltanto che l'ha prodotta Fish questa base. Fish è passato dai, sottotono, ESA, il migliore in Italia, Lolo e Young Signorino. O vede qualcosa che non vediamo noi, o vede qualcosa che vediamo noi e fa finta di non vedere. No, è che lui prende qualcosa che non prendiamo noi. Ecco, forse è quello, vai. Rosso, tutto rosso. No, c'è una luce rossa dentro. Guarda Nightmare Before Barlow. Produzione di Big Fish, ricordiamo, Il errore, il mondo della sua mente di merda. Oh, è diventato Dreadcold? Sì, spesso la merda. A me, a me, Dreadcold. Ma è la merda. Lui da forte, come. Scarpe di Lolo, ma in pelle. Come secondo me è Fish che le dà quelle scarpe di Sì. Senti come si è dilatato tutto. Come Rave. La pelle l'ha messa al contrario. La merda sempre. Ma come lucido quando lavora con Fish? Un cazzano. Di cambiaci medici. I medici? Sì. È pulito però, eh? Ehi, vai, mangia fastidio. Assolutamente ambiguo. Hai capito? Senti l'head con gli hardstyle. L'hanno fatto hardcore, sai la terror? Oh, no, insieme... Oh, è hardstyle! Sì, sì. Epilessia. Molto vicino, inquadrature molto vicine. Fai il coglione, fai. È diventato sfera. È diventato sfera, impressionante. Col flow di Dreadgold. E le rime anche di Dreadgold. Sfera Gabber. Il personaggio perfetto. Sì, perfetto, proprio per cacare male. Allora, attenzione, attenzione. Cerchiamo di fare un discorso serio su una cosa che non è seria per niente. Ricordando il teorema dell'hip hop, che Big Fish fa suonare bene anche la... Cosa è successo? Il testo avete sentito? È il cliché della trap. Comunque anche già più su quei reverini che adesso sono trapper, capito? Sì, 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 attenzione. Estremismo. La canzone dice questa...
tratta da me perché io sono quello che si droga più di tutto. Poi lui elenca tutti i tipi di schifo che fa e alla fine dice: mi dà proprio sensazioni di E alla fine dice: guida forte in autostrada, così ti stampi e torni a casa in ambulanza. Questa è la danza dell'ambulanza. E i medici mi stanno dando le medicine, ma per loro è un gioco, ci ridono su. Quindi sta dicendo che, vabbè, io sono in psicofarmaci. I medici sanno che comunque sono un drogato, vado ai rave così. E al posto di togliermi, me li danno, gliene ci giocano su, no? Certo. Quindi non gliene frega un cazzo. Certo. Ok, questo è il testo. Il ritornello dice: balla, balla la danza dell'ambulanza. Se uno spirito puro ed emo e sensibile come Fada leggesse questo testo, sì, sono sicuro che ci verrebbe una denuncia sociale. Ecco, questo è un povero disgraziato che sta esponendo la sua vita e facendo una denuncia della sua vita. Ma io, perché io sono stupido purtroppo, sì, raga, io no, perché se è merda. Il discorso che ti facevo anche degli SA, dei Noise Narcos, e il pubblico che lo ascolta non capisce. Io lo vedo come una sorta di tutto quello che mi porta a fare questa vita, compreso le amicizie, quindi e compreso le donne, ma compreso anche la tua indole, perché alla fine la droga tu per avere sfondarmi qui, tu sfondati al massimo, diventa la più merda del mondo e poi tornatene a casa in ambulanza morto. E in tutto questo c'è poi la denuncia sociale dei medici sul fatto: mi danno le droghe, fumiamo con loro, e anche il SERT che ti dà il metadone, che serve solo a tenerti dipendente dal metadone, col business. Quindi io stavolta non capisco se effettivamente è volutamente ambiguo. È volutamente ambiguo perché intanto deve attirare il pubblico di mangiapastiglie della trap, con i cliché della trap, okay, del locale: mi sfascio, bevo, fumo, mixo qua, la tua troia, la mia, okay, troia. Produzione Big Fish con i suoni da mangiapastiglie raver e col ritornello da cantare da mangiapastiglie raver a style, quindi con tutti quelli che andranno a fare schifo ai raver. No, dire style, che poverino, c'è Davide Passavanti che non sa mangiare. Davide Passavanti quel ma so io che pastiglie mangia Davide. Che pastiglia? Non ti preoccupare. Prendiamoci trapper, prendiamoci i raver, che così la mettono ai raver, le mettono negli after, sì, in discoteca, e tutti cantano sta porcheria perché devono sfasciarsi. Se mi dicono qualcosa, me la gioco con la denuncia sociale, perché comunque Big Fish è tutto tranne che stupido. È un prodotto fatto apposta per attirare l'attenzione in qualsiasi modo. Che fa le canzoni con i suoi ritardati trash, sì, fa solo trash. Questa è una canzone fatta da Big Fish e quindi in qualche modo si è parato il culo. Infatti anche nel video si vede che la luce non è rap, non è trap. Ma la canzone io ti dico che è bella. Problema Ian Signorino non è quello che è lui, quello che dice lui, quello che fa lui. Il problema siete voi che ne parlate. Noi siamo stati i primi a parlarne perché ci ritrovavamo ogni due mesi a dire: la musica sta calando di qualità, sta calando di qualità, sta calando di qualità. Ci siamo imbattuti in voi che ci dicevate: oh, ma Ian Signorino l'abbiamo visto. Siamo rimasti così e abbiamo detto: questa non è neanche più musica. No, questa è la fine di tutto. È la deadline, raga, è la fine di musica. Ma il problema è, adesso è differente comunque. C'è un testo di Senso Compiuto che addirittura fa discutere. Quindi già differente da che faceva discutere, ma perché era una merda. Ma beh, ma quando lavori con Fish, sicuramente Fish gli ha detto: se tu sei trash, sei trash. Però con me devi fare qualcosa che un minimo possa avere un dibattito e non solo. Perché, ok, ho già prodotto l'olò, vediamo che. E me la sono ancora sfangata con l'olò. Ma cioè, questa non è farina nel suo sacco, è farina di un'altra persona che ha detto di cosa fare. Secondo me c'è un indirizzo. C'è un indirizzo. C'è dietro una produzione di qualcuno. C'è una produzione, e sai che quando uno ti produce, dice anche come usare il suo beat, come usare la sua, certo, roba. Dire le tue cose, ma dirle in un'altra ottica. E perché Fish magari Fish, fanno, papà maggiori, fa: cosa vuoi esprimere? Il tuo disagio. Allora, puoi dire quello che vuoi, ma psicofarmaci, droga, dipendenza, tu puoi nascere in qualsiasi situazione e con tutti i problemi del mondo, ma la droga è l'unico problema che ti vai a cercare da solo. Non hai scuse. Se ti droghi è perché ti piace, punto. La cosa bella... Punto, o no, Daniele? Questo, assolutamente, la cosa bella di questo testo è che lo mette veramente in risalto. Il problema è che tutti mangia pastiglie e lo vedranno come una cosa figa a tornare in ambulanza. Questo proprio non è, anzi l'abbiamo detto l'altra volta. Io vorrei che la tua nemesi venisse. Ma che nemesi? Ma allora, è un mese, mi rompo il cazzo. Io, Kafka, le trasformazioni, io non ho nessuna cazzo di... Cristo. Parla pulito. Aspetta, io finalmente sei arrivato. Io non vedo un cazzo. Ti ha invocato perché c'è un discorso da fare. Tu ti ricordi l'ultima volta abbiamo parlato di... Sono tuo fratello, che mi dai del tu. Mi scusi. Ti ricorda l'ultima volta che abbiamo parlato? Che cazzo di occhi? C'ho la paura. Fottuta. Spero. Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo parlato? Si ricorda, immaginavo. È la pelliccia questa. Si ricorda che l'ultima volta abbiamo parlato di Young Signorino? Bene. Questa cosa nuova.
Sorry, stai ridendo di me? No, è che tu capisci la situazione. Sai la differenza tra tua madre e i miei piedi? Che io li zoccoli. Dai, mia mamma sta scherzando. Sì. Allora, stavo facendo un discorso molto serio, sì, sul Young Signorino. Abbiamo capito che non è tanto Young Signorino il problema, quanto la percezione che la gente comune ha di un personaggio così. Quindi anche una canzone che potrebbe essere di denuncia potrebbe essere presa come un mi sfondo. Il problema non è Signorino, che giustamente deve fare quello che vuole, tanto ha poco da vivere, quindi lascialo divertire, poverino. Come può, anche perché quello è quello che fa. Il problema non è lui che ha trovato una formula per vivere la sua vita e prendersi quattro spicci e essere sulla bocca di tutti. Il problema è proprio la bocca di tutti. Ragazzi, se voi mi venite a dire ma questo è solo un prodotto di intrattenimento, deve solo intrattenere e farmi ridere, il problema è che tu trovi interessante a livello di discussione e interessante a livello di intrattenimento e quindi divertente uno con una base di merda, non questa di Big Fish, ma tu trovi uno... Ma lei non l'ha sentita quella di Big fatta... Fish? Non mi devi interrompere. Vieni qua, datela da solo, datela, sbatti sulla mano. Sbatti sulla mano. Il problema sei tu, che trovi divertente uno che fa dei versi da ritardato congenito su un beat fatto di merda che fa e tu che te la canti tutto il giorno. Il problema non è lui, il problema sei tu che hai un livello cerebrale da ragazzo della prima media al massimo con l'insegnante di sostegno. Il problema sei tu che te la canti e dici ma è divertente, ma è trash. Il ritardo è tuo, non è il suo, perché lui ha tutte le scuse del mondo per essere così. Ma poverino, se l'hai cercata, certo. Ti droghi, certo. Sei ritardato, cazzi certo. Tuoi certo. Del merda. Ma il problema è tu, che sei sano e che li vai dietro. Io perché ne parlo? Perché mi piglio 4 soldi da YouTube. Ma tu perché te la canti? Perché sei ritardato. Prego, ti prego, ti prego, vai ai rave e muori di overdose. Così poi tua mamma piange e io posso fare il titolo clickbait. Che poi è un po' la stessa cosa di quella che ha detto nella canzone. Però stavolta la canzone era bella. E grazie al cazzo c'è la Big Fish. Big Fish, mi fai un beat per favore? Che facciamo la canzone sui ninja definitiva. Aia, volevo chiuderla così.